quando scendi in campo noi saremo al tuo fianco. Una passione infinita che ci legherà per tutta la vita. Lo senti il cuore battere, io sono qui solo per te e con tutto il fiato in gola. Che ci fa sognare, lontani dal campo ma vicini col cuore, per vivere ancora la nostra passione e chiudere gli occhi e riuscire a sentire quell'emozione nel vederti giocare e tutto lo stadio comincia a cantare. Bianco rosso è il colore. Vederti pronto per tornare in campo, credo che sia una gioia per tutti. Per primo ovviamente ti posso raccontare quello che è successo, il 2015 è chiuso, si riparte per un nuovo anno, per nuove sfide. Credo che la tifoseria ti abbia dimostrato l'affetto che prova, comunque credo ti sia stati vicini tutti in questo periodo. Bene, sì. Che sia quello effettivamente è buono, spero di star bene e di aver archiviato tutto quello che c'è stato nel mese scorso. Quanta forza ci è voluta per uscire? Oddio, che tu lo sai, è stata una cosa più negativa, però è importante che si sia fatto tutto. Okay. In realtà, siccome avevo paura che il dottor Ragazzi non avesse molto da fare quest'anno, sapete che gli tiriamo fuori un po' di infortuni, è successo di tutto, botte, ematomi che sono diventati tre raggi chirurgici, perché abbiamo visto di tutto in questi primi mesi di questo campionato. O no, dottor Ragazzi? Allora, adesso perché parla lui, rappresentante di tutto, comunque salutiamo tutto lo staff tecnico, lo staff medico, la sua... allora, Nicolò Righetti, prossimo a tornare in campo. Thomas Manfredini, anche, quasi, ci siamo. Speriamo. Sono i tuoi compagni questi. Spero di aver archiviato anch'io. Perché ridono i tuoi compagni, dici questa cosa? Non ti vogliono in campo, cos'è? Non so. Adesso arrivano i coltelli per il taglio, poi la diamo subito alla squadra che deve scappare via. E poi ovviamente a tutti i presenti, perché il pezzetto di torta bianco-rossa ci vuole. Vediamo se riusciamo a fare questo taglio della torta, se arriva il coltello prestabilito. Mi sarei sorpreso con una sfida stasera in corso. Oh.
suoi, ma no, ma le vogliono bene anche i ragazzi. In fondo, in fondo. Va bene, adesso vi lascio godermi la torta perché poi dobbiamo salutare la squadra.